Stamattina abbiamo dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Avellino su richiesta della locale procura nei confronti di 6 soggetti, un funzionario della provincia di Avellino addetto al servizio di edilizia scolastica e 5 imprenditori. Per il funzionario è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, per gli imprenditori alternativamente varie misure che spaziano dall'obbligo di dimora nel comune di residenza al divieto di dimora nella città di Avellino, al divieto di esercitare l'attività delle persone giuridiche, quindi sostanzialmente di operare. Si tratta di un'indagine che ha riguardato sostanzialmente 2 direttrici: una, la turbativa d'asta, cioè è stato accertato che c'era il solito sistema delle società che fra loro si mettevano d'accordo sulle percentuali di ribasso da applicare nell'offerta di gara in modo poi da farla vincere al soggetto prescelto. L'altra direttrice invece riguarda la frode nelle pubbliche forniture, sostanzialmente a seguito di aggiudicazione di appalti poi sostanzialmente venivano liquidate somme maggiori rispetto alle opere eseguite. Tutto questo attraverso un articolato sistema di frode che appunto vedeva al centro delle attività il funzionario in concorso con gli imprenditori che oggi appunto sono stati destinatari delle misure cautelari personali. Al momento abbiamo riscontrato che all'epoca operava in totale autonomia, poi vedremo se nel proseguo gli ulteriori accertamenti dimostreranno ulteriori elementi.